Chi è la ruota? Porcaccia la vaccaccia! Sei proprio implacabile, eh? Ma cosa ti costa venirmi un po' incontro? Ti ho dato troppa confidenza, voi bilancia siete tutti uguali. Basta darvi tanto così vi prendete tutto il braccio. Ma come? Faccio la ginnastica, faccio il footing, prendo le pastiglie per dimagrire e tu sempre lì, bloccata sui 90. Dove sono le pastiglie? Cara bilancia, ricordati che io tiravo di box e se insisti io ti spacco le lancette. Grazie. Ciao Gandhi. Ciao. Buongiorno signor Elvira. Oh, buongiorno signor Mambelli. C'è posto per me? Adesso guardiamo. Come vanno le cose? Tutto sotto controllo. Marcioli, Perchiazzi e Iovine sono usciti con quasi mezz'ora d'anticipo. La signora Colombo è uscita puntuale, ma con un livido sulla gotta sinistra. Si sospetta lite con marito geloso. È grossa novità, la cameriera dei Bonivento è rimasta incinta. Ma da quando? Da venerdì notte. In confronto a lei la Digos è roba da dilettanti. Ma cos'è sta Digos? Come una portineria, no? Però in grande ma segreta, dove tutti sanno tutto di tutti ma nessuno lo deve sapere. Così si evita che succeda qualcosa di grave. Arrivederci, mi raccomando. Buona guardia. Certo che faccio la guardia. Ehi, Gandhi, che cosa fai? Monta, oggi è il turno mio. Ah, già. Senti la novità. Da quando il Cagliari è passato in Serie A ti sei montato la testa, eh? Sempre la Gazzetta, leggi, eh? Si vede che c'hai nostalgia della box. Gandhi. Stanotte ho sognato che combattevi contro Carlos Monzoni. Dopo un match senza risparmio di colpi, tu lo mandavi KO, con un diretto d'incontro. Esatto, il diretto d'incontro è un colpo micidiale. E certo. Poi lo scuotevi con una serie di ganci e lui andava giù, come un birillo. Senti un po', la penultima volta che mi hai sognato, chi è che mandavo giù come un birillo? Leon Spinks. Alla 12ª ripresa, dopo una serie di ganci al viso, con un diretto al fegato, lui andava giù. Come un birillo. Ma perché la notte non riposi invece di sognare le stronzate? Guarda che lo stronzo sei tu. Potevi essere un grande pugile e invece ti sei messo a fare l'operaio. A quest'ora saresti campione d'Europa, con un sacco di soldi e un sacco di donne. Ma io non sarei mai diventato un campione. Non sono abbastanza cattivo. Io per picchiare uno lo devo odiare. Se non lo odio invece di dargliele le prendo. Urca che chiappe! Quando vedo questa roba mi si annebbia la vista! Ma dove cazzo guardi, deficiente? Hai visto che mi hai combinato? Porca miseria, lurida! Ma guarda che cazzo mi hai combinato! Mi dispiace, mi sono distratto un attimo! Ma mi dispiace un cazzo! Io la gente come te gli sparerei in bocca, capisci? Guarda, mi hai mancato. E dai, ha ragione il taxista, no? Mi hai incrinato! Anche tu ti devi decidere, o guidi o guardi i culi! Guarda cosa hai combinato! Vergogna!
Piantala, sono solo 20.000 lire di danno. Ma io ti do 20.000 calci in bocca da farti cadere i denti, capisci? Come esageriamo adesso? Non t'ho mica sparato col mitra. Ti sparo io col mitra, baffetto schifoso. Non c'ho pietà per quelli che guidano come te. Io ti impiccherei. Senta, scusi, qualcuno deve aver dimenticato questo giornale di estrema destra nel suo taxi. No, questo giornale è mio. Ma allora cambia tutto. Nell'incidente abbiamo ragione noi. Perché noi veniamo da sinistra. Sai, è un fatto di precedenza. Non ti impicciare, capito? Se no ti spezzo la schiena. Senti un po', taxi driver. A questo punto mi hai fatto veramente girare le balle. E allora fuori secondi. È andato giù come un birillo. Porcaccia la vaccaccia. Dai, non infierire ora. Ma che puoi fare? Ho lavorato i fianchi anche al mezzo meccanico. Ragazzi, vi faccio notare che ieri sono andate a puttane 2 tonnellate di vernice verde perché è stato sbagliato il dosaggio nel miscelatore numero 35. È stato messo troppo solvente. Se vogliamo andare su in direzione a rompere i coglioni per difendere i nostri interessi, dobbiamo sempre essere dalla parte della ragione. Quindi lavoriamo come si deve. Sì, chiaro? Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Ciao. Iniziate lo scarico del rosso 312 e del blu 417. Controllate lo scarico delle vasche 15, 16 e 121. Di un po', Bodini, ma quello non sarà mica il giallo 211 alle volte. È giallo canarino. Sì, canarino, caduto nella cacca però. Ciao, bello. Ciao. Ciao, Maria. Ciao. Che c'è di buono oggi? Pasta e fagioli o minestra di verdure? Pasta e fagioli. È incredibile, sai. Pensi solo a quella roba lì, tu, eh? Certo, io insisto, perché così quando tu cambi idea mi trovi preparato. Guarda che io non cambio idea. Sono una donna fedele. Ciao, Gandhi. Ciao. Ciao, ciao Gandhi. Ciao. Ciao, ciao Gandhi. Ecco pronto il tuo minestrone. No, il minestrone no, lo sai che sono a dieta. E poi da domani basta anche con questo trattamento particolare. Voglio fare la fila come tutti gli altri. Dai che c'è l'olio, come piace a te. L'olio? Qui cosa c'è? Pollo alla cacciatora. No, il pollo no, posso totalizzare al massimo 500 punti, è una dieta scientifica. Questo? Una fettina di zuppa inglese, guarda. Ma allora voi volete proprio rovinarmi. Vabbè, porto via. No, ormai queste cose sono qua e le mangio, un minimo di carattere. Maria, il sale. Sì, vengo. Senti, ho notato che mancano la frutta, il formaggio e la grappa, doppia, eh. Va bene. Oh, dico, ma mica ti vorrei mangiare tutta questa roba.
Oh, ricordati che hai un soprannome da rispettare. Gandhi, il campione del mondo dello sciopero della fame. A me mi sta sulle balle quel soprannome lì. Non potevate chiamarmi Bombolo? Domani è sabato, che facciamo? Andiamo a ballare, eh? Hanno aperto una nuova discoteca. Mi ci porti a ballare? Va bene. Allora, tu telefoni alla Patrizia, che così siamo in quattro. Allora andiamo? Va bene. Prima però dobbiamo andare al cinema. C'è un film che non posso assolutamente perdere. Russo. Esatto. Perché hai suonato? Cosa ha fatto? Per poco il Fernando non muore soffocato. È un anno che ci hanno promesso i depuratori. E se non li mettono, prima o poi qualcuno di noi ci lascia la pelle. Ha ragione Gandhi! Ci vogliono i depuratori, ci vogliono! Vado io a parlare col direttore, perché qui le cose devono incominciare a cambiare. Ma dove vai, Gandhi? Aspetta. Gandhi, non fare pazzie. Lascia che se ne interessi i meravigli che rappresentante sindacale. Ma sì, ci penso io. Il sindacato siamo noi, anzi sono io il sindacato. Gandhi, non fare cose affrettate, aspetta. Un momento, aspetta. E guarda, Gandhi, che i rapporti con la proprietà sono di competenza delle confederazioni. Gandhi, ci parlo io col direttore. A livello di esecutivo, ogni strategia di lotta è meglio sia filtrata da una mediazione a carattere unitario. Con le vostre mediazioni a carattere unitario ci avete spapolato le palle. Dove va? Dal direttore. Ma ce l'ha l'appuntamento? Eh certo, mi sono vestito così apposta. Sono Mambelli, del reparto vernici. Siccome per l'ennesima volta un nostro collega si è sentito male, io avrei delle comunicazioni molto urgenti da fare. Beh, visto che sei entrato, sentiamo un po' di che cosa si tratta. Ecco, noi del reparto, che è un ambientino leggermente diverso da questo, ci siamo, come dire, posso esprimermi con parole mie? Certo. Ci siamo rotti il cazzo. Oh. Perché da un anno ci avete promesso i depuratori e ancora non li avete messi. Ho capito, Mambelli. Qui si tratta di organizzare una consultazione paritaria col consiglio di fabbrica, va bene. No, qui si tratta di mettere le manine nelle tascone e tirar fuori soldi per i depuratori, chiaro? Mambelli, non esageriamo, adesso stai uscendo dal seminato, capito? Oh, Mambelli, che cosa vuoi fare? L'esame finestra. L'esame finestra. Voglio farle vedere cosa abbiamo noi nei polmoni. Venga, s'accomodi. S'accomodi? Prego. Giallo canarino 417. Impressionante, vero? E adesso credo di avere qua un azzurro cobalto 313. E anche questo non è venuto male. Ma se avessi ancora dei dubbi sull'utilità dei depuratori, potremmo fare una prova su di lei, con un color verde ramarro. No, buono. Ho capito tutto. Buono. Chiaro, ho capito tutto. È tutto chiaro. Adesso il tempo che arriviamo la discoteca sarà già chiusa. Sai quanto era meglio andare a ballare? Cosa vuoi che ti dica? Io quando vedo la grande epopea del popolo russo mi emoziono. Saranno dei capolavori questi film russi. Ma Bolshovsky, Karachovsky, i sottotitoli, Gandhi mio. Io con voi non ci vengo più. Ogni volta è la stessa cosa. Film bulgari, russi, tanto vale andare a un comizio.
Ma che razza di classe operaia siete? Oh, mica l'ha scritto Marx che il sabato sera bisogna rompersi le scatole in quei cinema de... Desse, è una parola francese. Insomma, quella roba lì. Guarda che il sabato sera la classe operaia si vuole divertire. E io che lavoro tutta la settimana come una bestia, per quelle 3 ore che mi restano, voglio andare a ballare. E allora fidanzati con Don Lurio. Ah, sempre meglio il Don Lurio di uno come te, che pensa soltanto alla politica. Anche quando ti fumi una sigaretta riesci a farne un problema politico. A parte il fatto che non fumo perché sono un ex atleta. Già, tu non fumi, tu non bevi, tu non balli. Ma sai che ti dico? Che tu non sei nemmeno un comunista, sei un prete. Prego? Guarda che se non ritiri immediatamente quello che hai detto io... Cosa fai? Mi rompi la faccia? Esatto. Tanto lo sanno tutti che c'hai un bel pugno. Vuoi sapere la verità? Io me ne sbatto. Dai, Gandhi, non fare il bambino. Guarda che io non sono un bambino, sono un operaio. E lei invece è una stronza, una grandissima stronza. E con questo concludo la tavola rotonda. Arrivederci. Gandhi! Gandhi, e torna! Ma lascialo stare, tanto è fatto così. Caccia, fascisti. Su, adagio, Su, che ti accompagno al pronto soccorso. No, no, al pronto soccorso non ci vengo, non ci vengo. Perché? Lì fanno la denuncia. Hai combinato qualche casino? No, ma non voglio metterci in mezzo la polizia. Forse hai ragione tu, tanto quelli stanno sempre dalla loro parte. Andiamo a casa mia, non preoccuparti. Sei stato fortunato che io, come tutti gli sportivi, ho in casa l'armadietto dei medicinali. Potevo mica farti uno shampoo, no? Scommetto che il tuo sport è il pugilato. Sei sveglio tu, Di un po', ma perché quei tipi ce l'avevano con te? Sei uno dei nostri, Nostri chi? È un compagno. Veramente no. Beh, un prete non mi sembri. Quello proprio no, ci puoi giurare. Comunque una ragione ci sarà perché quegli schifosi ti stavano pestando. Di un po', ma stai facendo l'infermiere o il poliziotto? Poliziotto io? Mm. Guarda che se io potessi i poliziotti li prenderei... In senso figurato, in senso figurato. Comunque se te le davano vuol dire che sei contro di loro. E a me tutti quelli che sono contro di loro mi vanno bene e basta. Certo, se potessi dormire qua. Anche per terra. Ma tu dormi qua, è nel mio letto. Ma che cavolate dici? E poi con le costole rotte non ci si può muovere. Su, alzati, adagio. Sì. Su. Adagio, adagio. Ecco, adagio, adagio. Ecco, ecco fatto. Ah, scusa, Scusa, questa vestaglia è della mia fidanzata. Sai, io vivo solo, allora lei ogni tanto viene qui e... ti assicuro che qualche cosina succede. Beh, io vado a farti una camomilla. Grazie, posso fare una telefonata? Sì, prego, figurati, come se fossi a casa tua. Sì, sono io. Ma dove sei andato? E dove sono andato? Sono andato perché non ti sopporto più. Sono io che non ti sopporto più quando fai così, hai capito? Non urlare. Dove sei? A casa di un amico. Che amico? Dammi il numero. Dai, piantala, non fare così.
Senti, se non mi dai subito il numero di dove sei, mi ammazzo, va bene? Mi ammazzo! Giuro che mi ammazzo! Dai, calma, guarda che lo faccio! Non posso! Cosa? Che non posso dartelo, dai, Marcello, non fare così! Tu te ne approfitti perché sai che sono innamorato di ma te. No. E poi non puoi trattarmi così dopo tanto tempo passato insieme, chiaro? Se mi lasci non vale. E il coro fa: se mi lasci non vale! Camomilla. Grappa, non camomilla. Se mi lasci non vale. E il coro sempre: se mi lasci non vale. Senti, ti ho portato un grappino perché ho pensato che la camomilla è una roba un po' da culi. Su, bevi. È una bocchino, fa risuscitare i morti questa. Grazie. Avanti. Piano. Apriti. Piano. E pensa a riposare. Grazie. Grazie di tutto. Sai, non credo che molti l'avrebbero fatto. Addirittura qui nel tuo letto mi sento imbarazzato. Ma se è per questo non ti devi preoccupare. Uè, ma che cosa hai capito? Io non sono mica un culatone. Ci mancherebbe altro. Allora sì che sarebbe una bella disgrazia. Non ti pare? Pensa, marxista, capo reparto, potenza fisica non indifferente e culatone. Sarebbe proprio il massimo. Io un culatone. Sai che mi sei simpatico? Pure tu a me. Moltissimo. Beh, buonanotte. Buonanotte. Scusa, forse è meglio che io vada da un dottore. Sento di star male. Ma dove ti senti male? Dappertutto. Beh, adesso ti sparo giù una bella puntura antidolorifica e ti passa tutto. Ma che fai, disgraziato? Dormi! No, c'ho gli occhi aperti, io ma veglio. Guarda, roba da matti. Io mi allontano un momento per fare i piatti e quello che fa. Si addormenta, ma chi sorveglia qui? Calma, calma. Oh. Sono quasi pronto, oh. Che cos'è, morfina? No, la morfina non l'avevo. Ti faccio un ricostituente. Ricostituente? Beh, male non ti può fare. Al massimo ti tira su. Su, girati, dai. Tanto peggio di così non posso stare. Chi può essere a quest'ora? Pronto? Pronto, chi parla? Sono il Gandhi. Il Gandhi? Sì. C'è lì Claudio? Ti chiami Claudio tu? Sì. Sì, è qui, ma in questo momento non può rispondere. Ah, non può rispondere? Allora, dica a quella stronza di non trovare scuse! Ha capito? Pronto? Pronto? Ma ha capito quello che ho detto? Sì, ho capito, solo che stavo pensando una cosa, che la cosa lì, insomma, è a letto. Ah, bene, non ha perso tempo. Io mi auguro solo che lei non si innamori di quella pazza. A me mi ha rovinato la vita. 3 anni insieme, mica un giorno. Ho perso i migliori anni della mia giovinezza. Pronto? Deve essere per te. Pronto? Ma forse è uno scherzo. Grazie. Che vuoi ancora? Devo vederti. Impazzisco! No, lasciami perdere. Mi vuoi lasciare? Sì, tra noi tutto è finito. No! Amore, non farlo, ti amo! Ti prego, non farlo! Sono il tuo Marcello, ti amo, Claudio! Pronto! Dai, sbrigati. Non ce la faccio più. Forse è meglio farla per endovena. E poi, senti, va, fatela da solo. Lascia perdere, va. Tanto non è nemmeno morfina. E poi ho capito. Cos'hai capito? Ho capito che tu hai capito cosa sono. No, io non credo di aver capito. Ma sì che l'hai capito. Non fare l'ipocrita. Ma no, dai, tu mi stai prendendo per il in giro. No, guarda. Che sono proprio come pensi tu. Avanti, dillo. Tanto non è mica una cosa grave, sai. Vabbè, insomma, se è come penso io, un po' grave lo è. E ci sono tanti termini per dirlo. Quale vuoi usare? Omosessuale? Ricchione.
Diverso. Oggi si dice diverso. O meglio, culattone. Come dite voi? Eh no, guarda che questa volta l'hai detto tu, eh. Sì, però tu lo pensi? Lo pensi? Vabbè, ma se me lo dici tu un po' lo penso, no? Ah, vedi che lo pensi. Va bene, lo penso, mi hai convinto. Vediamo che c'è di nuovo. Ah, la Colombo dorme, eh? Il Maccaluso guarda la televisione privata, sporcaccione. Allora, cosa devo fare? Me ne vado o mi picchi anche tu come quei fascisti? Ma che cosa c'entrano i fascisti? Non vorrei mica farmi litigare alle 2 di notte, no? E poi, quando ti ho incontrato, io non ho capito che tu eri uno di quelli là. Mica cammini come loro. Perché quelli là come camminano? Camminano così. Dire che non camminano così. Ma quelli che dici tu sono le checche. Non tutti gli omosessuali sono checche. Hai capito? Io no. Comunque dormiamoci sopra. Senti un po'. Secondo te quel Mambelli del terzo piano. Chi? Il Gandhi? Gandhi, appunto. È un uomo? Se il Gandhi è un uomo. Ah. Non ho capito. Quello si chiama Bernardo. Porti i pantaloni. Tira certi cazzotti che dice nei liberi. E più uomo di così lo vuoi. Ma secondo te, uno che cammina così è un uomo? Come? Com'è che cammina? Così. E chi è che cammina così? Il Gandhi. L'ho visto io stanotte. Ma cosa guardi? Lo so io cosa guardo, lo so io. Guarda là piuttosto che... Signora Elvira, signor Pietro, buona domenica. Altrettanto. Buona domenica. Ma cosa guardi? Niente, che guardo, sto pensando che sì. Io scopro il cortile. E quello là, il Gandhi, se scopa quella là, se scopa. E poi tu mi vieni a domandare se quello là è un uomo. Ma lo sai, tu dove l'hai visto il Gandhi che cammina tutto così? Là l'ho visto. No, mia cara, qua. Ecco qua, vedi, nella bottiglia. Qua c'è il Gandhi che cammina tutto così. E quando bevi tu vedi il Gandhi che cammina tutto così. Cammina, eccolo là, lo vedi il Gandhi, lo vedi. Gandhi! Chi è? Gandhi, ma che fai lì dentro? Maria! Maria! Maria, vengo subito, eh! Aspetta, ti apro! Ecco! Gandhi! Shh. Ma cos'è successo? Hai dormito nella vasca? Sì, avevo caldo. E poi dormire sul duro fa bene. È anche comodo per fare la pipì, perché se di notte ti scappa, la fai direttamente. Ma ti sei barricato? Avevo paura dei ladri. Anzi, hai visto nessuno entrando? Ma perché avrei dovuto vedere qualcuno? Cos'è questa paura dei ladri? Non mi starei mica diventando una femminuccia per caso, eh? Io una femminuccia? Allora dormivo di là. E invece hai dormito nella vasca? Sì. Ma ci si sta bene, ti assicuro. E poi, oggi come oggi... il poter risparmiare una camera da letto sono 30-40 mila lire al mese, fanno comodo. Guarda, volendo ci stai anche tu, guarda. Ti va di scherzare? Vuol dire che non sei più arrabbiato. Scusami per ieri sera, sai. Forse è un po' esagerato. Ma tu certe volte mi mandi proprio in bestia. Anche a me dispiace, davvero. Ho voglia di fare l'amore. Anch'io. Mm.
No, no. Ma cosa c'è? L'amore lo facciamo di là, nella vasca da bagno. Nella vasca? Sì, con tutta la schiuma, l'ho visto in un film. Ma quale film? Se tu vedi soltanto i film russi sull'epopea contadina. Era un documentario sulla pesca della trota in Norvegia. C'erano il pescatore e la pescatrice in mezzo al mare. Poi lei scivolava e finiva che facevano l'amore nella vasca da bagno. Che libidine, bellissimo. Davvero? Sì. Ma scusa, perché parliamo così piano? Per creare l'atmosfera erotica, l'atmosfera. Oh, l'atmosfera. Aia. Oh, mi fai male. Oh. Oh. Porca miseria. Si scivola. Si scivola. Si bisognerebbe attaccarsi al... No, sistema thailandese. Ma non è possibile. Bisognerebbe che tu cercassi metterti in una posizione in modo che... Fuori dalle balle! Dici a me? È che mi hai dato una ginocchiata proprio lì. Oh, scusa, non l'ho fatto apposta. Porcaccia la vacaccia, dobbiamo uscire subito. Mi sono ricordato improvvisamente che oggi è l'anniversario della morte del nonno. Ma pensi a questo quando fai l'amore con me? Devo portargli subito dei fiori al cimitero, altrimenti lui di lassù mi maledice. Perché tu ci credi a queste cose? Solitamente no. Oggi sì. Ecco, questo è mio nonno, un uomo all'antica, tutto d'un pezzo. Ha avuto una vita incredibile. A 3 anni già lavorava in miniera. A 7 scavò il tunnel del Sempione. A 10 passò agli altiforni e a 13 diventò anarchico perché si era rotto i coglioni. Era il terrore dei padroni. È stato lui nel 1904 a organizzare gli scioperi alle officine Benelli. Ci sono stati degli scontri con la polizia a cavallo e si è beccato una zoccolata in faccia. È morto all'ospedale perché una costola gli ha perforato un ginocchio. Il nonno aveva 2 palle così. Senti, sei tu che mi hai fatto 2 palle così. Sono 3 ore che mi stai raccontando la vita di tuo nonno. Io capisco tutto, ma passare la domenica intera al cimitero proprio non ci sto. Che lavoro faceva tuo nonno? Ma che c'entra? C'entra, c'entra. L'orologiaio, ecco. Hai visto? Scusala, eh. Estrazione borghese. Borghese sei tu, che sei venuto a trovarmi unicamente perché nascondi in casa tua un culatone, l'immortacci tua. E allora? Allora, volevo prepararti un bel pranzetto, passare la giornata con te, come marito e moglie, a casa tua. No, a casa mia no. Perché no? Ho pensato di farti una sorpresa. Qui sul lago c'è un ristorantino dove si mangia benissimo. Risotto con i funghi, luce in carpione. E poi alla fine, come digestivo, una bella camera. Ma io mi vergogno. Ma no, vedrai, è più eccitante che a casa. Ecco, vediamo un po'. Ah, io ti consiglio il filetto al pepe. Così quando siamo a letto non pensi più a tuo nonno. Esatto. Poi invece lei si è accorta che lui viveva con un uomo. E allora? Allora, prima lei lo ha sputtanato con gli amici e in ufficio. Poi una notte è entrata in casa e li ha ammazzati tutti e due. Scusa un attimo. Una tragedia. Sì, una tragedia proprio. Pronto? Sono il Gandhi. Ah, ciao. Come stai? Come vuoi che sto, male. Cosa succede? Ma che vuoi che succeda? Mi hai pure chiuso dentro. Se mi prendo un colpo, neanche il 113 riesce ad entrare. Ma avanti, non far la vittima, dai. Sì, la vittima. Quale vittima? Ma che voce hai? Piangi? Voglio farla finita. Ma che farla finita? Non dire cretinate. Ci fai sopra una bella dormita e domani ti è passato tutto. Non ci riesco a dormire. Beh, se non ci riesci, sul mio comodino ci sono dei sonniferi. Guarda che io rientro tardi, non aspettarmi. Soprattutto non farti notare e non rispondere al telefono, se no mi metti nei casini, chiaro? Va bene, ciao. Sì, ciao.
Scusami, eh. Cosa c'è? Ti senti male? No, no, tutto regolare. Cameriere? Vengo, un attimo. Un attimo. Andiamo al cinema dopo. Però dopo. Va bene. Patti chiari, eh. Il film lo scelgo io. Niente film sugli operai russi, niente rivoluzione, eccetera. Voglio uno spettacolo divertentissimo. Allora, vediamo. Dramma nell'ambiente degli omosessuali. Ingegnere di Rimini si toglie la vita con i barbiturici. Il cadavere scoperto dalla portiera. Si indaga nell'ambiente delle amicizie particolari. Scusa un attimo. Puoi vedere che quel cretino si avvelena col sonnifero. Devo correre a salvarlo. E Maria? Trovo una balla e l'accompagno a casa. Ecco, lo sapevo. Claudio. Claudio. Mi ha preso tutti. È ancora vivo. Aria! Qui ci vuole aria! Pietro, vieni subito! Sta succedendo una cosa terribile! Ma tu mi stai baciando? No, guarda che io ti stavo facendo la respirazione artificiale. A me? E perché? Hai cercato di suicidarti. Io? Sì, proprio tu. Ti sei ingoiato tutte le pasticche, c'è il tubetto vuoto. Per forza è vuoto, grazie. Ce n'erano soltanto due, le ho prese io. Mi hanno fatto proprio effetto. Se non t'ho sentito rientrare... Porcaccia di quella vaccaccia, di quella puttanaccia, di quella troiaccia. Dove? Dove presto, sta? Presto, presto. Dove stanno i ladri? Là, là, là. Là dove? Vieni a guardare qua. Presto, presto. Là, 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 là. E tu mi hai svegliato per farmi vedere il grande che fa cazzotto con un pallone. Adesso? Ma prima baciava un uomo. Che faceva prima? Baciava un uomo. Te lo faccio vedere io dove l'hai visto tu, il Gandhi che baciava un uomo. Qua dentro l'hai visto tu, il Gandhi che baciava un uomo. Guarda, sta ancora lì, lo vedi il Gandhi? Guardi che bei bacetti che dà. Scusami, sai, ma quando io mi scazzo così. Buonanotte. Un momento. Dormo io di là. Sì, nella vasca da bagno con tutte le costole rotte. Ah. Una domenica di merda proprio. Colpa mia, io dovevo dirlo subito a Maria. Sì, dirlo a Maria, come se fosse facile. Maria, allora ti presento un amico che dorme con me e che è anche un po' culattone. Finalmente l'hai detto tu. Sì, l'ho detto io. L'ho detto proprio io. Perché io con i culattoni non ho mai avuto niente a che fare. Perché li vedi tu in fabbrica i culattoni. Ci sono qui nel palazzo. Avanti, tira fuori un culattone nel palazzo. Tiralo fuori. Lo vedi? Anche tu parli di noi come se fossimo degli scarafoni. Scarafoni? Scarafoni! Scarafaggi, baccherozzi, insetti schifosi che bisogna schiacciare con lo scopettone. Avanti, dai, vallo a prendere lo scopettone, io sono qui. Abbassa la voce, vuoi farlo sapere a tutti? Un po' di senso delle misure, no? E poi, cosa c'entra lo scopettone? C'entra! A me mi hanno cacciato anche da casa, mio padre e mia madre. Gli telefonavano di notte, vostro figlio è ricchione. Bene, cosa volete fare, un campo di concentramento? Fatelo. E noi metteteci tutti nelle camere a gas. No, no, le camere gas, no. Gas. Porcaccio, non lo faccio.
Uè, hai finito di far stronzate? Ce l'abbiamo fatta! Dai, vieni! Eccolo qui! È tutto merito tuo! Ma merito di che cosa? Abbiamo ottenuto i depuratori! Dopo la tua sparata al direttore generale, si sono cacati addosso e hanno fatto marcia indietro! È una grande vittoria sindacale! Sono fiera di te, amore! Dai, ragazzi, brindiamo! Bravo, Candy! Tu sai che io non condivido il tuo modo frontale di fare politica. Però devo ammettere che molte volte la semplicità e la durezza sono più efficaci della mediazione e della dialettica. Insomma, Candy, i lavoratori e i dirigenti della federazione provinciale avrebbero deciso di proporti come candidato alle prossime elezioni di delegato di fabbrica. Io delegato di fabbrica? Ma certo, i compagni ti vogliono bene e sanno che con uno come te possono ottenere molte altre vittorie. Tu devi accettare. Quando parli tu, la gente ti sta a sentire. E come? E poi dove lo troviamo, un onesto come te? Tu sei una persona sincera, leale, e nella tua vita non hai mai avuto niente da nascondere. Compagno Gandhi, tu sei il più pulito di tutti. Visto? Guarito. Sono bastati pochi giorni. Contento? Contento sì. Io invece no, per niente. Perché adesso me ne devo andare. E si stava così bene sempre chiusi qui dentro. Sempre a calduccio, sempre tranquilli, senza scambiare mai una parola con nessuno. E sempre con questa bella puzza di chiuso. L'unico svago sarebbe stato quello di spararsi un colpo, ma faceva troppo rumore. E si scopriva tutto. Quale sarà la pena per un maschio normale che nasconde in casa un omosessuale? Guarda che io per te ho fatto tutto il possibile, ma ho anche la mia reputazione da difendere. Ah sì, certo, hai ragione. Non mi hai né picchiato, né sputato in faccia, né costretto a mangiare merda. Sai dove vai forte tu? Nella riconoscenza. Sai che ti dico? La tua non è una faccia da pipa. Ognuno ha le proprie debolezze. Io per esempio preferisco una pipa in bocca che non... Dai, avanti, fammi uscire sano e salvo da questa casa. Tolgo il disturbo. Il problema è di sfuggire alla Digos. Alt, dove vai? Ma come ando vado? So 6 mesi che porto il pane qui. Io sono inflessibile, voglio vedere i pacchi. Ma che vuole che ci sia? Pane, grissini, carta igienica. Carta igienica per chi? E per qualche culo sarà. Oh, maleducato! Allora siamo d'accordo, io vado avanti e la distraggo. Quando c'è via libera ti faccio un segno e tu passi. D'accordo. Oh, signor Mambelli, buongiorno. Buongiorno, signor Elvira. Senta, siccome mi si è staccato un bottone dei pantaloni qua dietro, vede? Potrebbe farmi il favore di riattaccarlo? Dovrei andare a casa a prendere ago e filo e lascerei la guardiola abbandonata, non posso. Ma ho pensato tutto io. Ah beh, volentieri. Sa, questi sono lavori da donna, io invece sono un uomo. Già. Sante parole. Gli uomini facciano gli uomini, le donne le donne. A me questa promiscuità moderna mi fa schifo. Ha ragione. Bella ragazza la sua fidanzata. Quando vi sposate? Ma sa, dipende da molti fattori, economia, sanità. Ecco, io lavoro là.
Qui vicino invece c'è il bar di quei gentiluomini che mi hanno picchiato l'altra sera. Ah, bravi, avete scelto proprio il posto giusto per mettere su una libreria del genere. Andiamo? Ah, guarda chi si vede! Sono tornate le rondini. Si può sapere dove sei sparita? Non sono sparita, cara, ho solo preso qualche giorno di riposo. Guarda che io non sono mica una zombie! Certamente avrai litigato con quella matta di Marcello. Non essere impicciona, piuttosto vai a cancellare là fuori quelle scritte che hanno fatto quei farabutti. In questo quartiere ce l'hanno tutti con noi, la cattiveria. Scusi signora, ma è sicura che si tratta proprio di cattiveria? Altro che cocca, qui sono peggio di Comeini. Ecco, Vincenzo è proprio checca. Eh sì. Scusi, buongiorno. Buongiorno. Avete per caso pederastia coscienza di classe? Ma per la coscienza di classe potrei, ma per la pederastia deve rivolgersi... Lo scaffale in fondo, reparto politica. Su, prego. Grazie lo stesso. Beh, che ne dici? Ma... Ti piace? Sì, insomma, un ambiente, come dire, interessante, ecco. Diverso? Sì, diverso, ma analogo, almeno visto da qua. E tu alla libreria? No, io sono soltanto un commesso. La libreria appartiene alla Lega degli Omosessuali. Ah, c'è anche una Lega? Certo, e piano piano vinceremo delle grosse battaglie, come voi con il sindacato. Poi non vorrei mica paragonare un sindacato unitario con una lega di culattoni alle volte. No, scusa, io non volevo offenderti, sai. Sto facendo un ragionamento politico. Appunto. Lasciamo perdere i discorsi politici, ho molto da fare. È meglio che ci salutiamo. E per il dormire? Non ho problemi. Qui nel retro c'è uno sgabuzzino con un letto. Io dormo qui. Ah, c'è un'altra cosa che volevo dirti. Grazie. Anch'io voglio dirti una cosa. Sai... Insomma, per come sei fatto, ecco. Come? Non hai mai provato a farti curare? E tu? Essere ciechi e sordi davanti a qualsiasi cosa di diverso non è forse una malattia? Vabbè, ciao. Ciao. Guarda che libri buffi. Davvero? E guarda quel manifesto. Divertente. Senti, sembra di aver visto Gandhi lì dentro. Cosa? Ma che, sì, ti dico che cosa ne dici? Ma dai, ma non è possibile. Guarda, ma non va. Ci giurerei, ma credo proprio che sia lui. Andiamo a vedere, dai. Beh, che c'è? Che volete? Due donne qui, la fine del mondo. No, è che la mia amica credeva di aver visto entrare qui il mio fidanzato. Fidanzato? Ma che mi vuoi prendere per il culo a me? Io no! No, 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 non si arrabbi, stia calmo. Ecco, forse mi sono sbagliata. Andiamo via subito, non si preoccupi. Sì. Ecco, scusi, ho visto male. Allora fate curare, cocca. Carote, contengono vitamine, ottime per la vista. Ehi, che succede? Niente, due mezze calze isteriche. Gandhi, ancora qui? Ma che stai facendo? Mi sto documentando. I grandi omosessuali della storia. Puoi tenerlo se vuoi. Chissà che non ti schiarisca le idee. Va bene, grazie. Ciao, eh. Ciao. Senti, carino, vuoi venire a fare una gita sul maggiolone? No, grazie, ho paura di spettinarmi. Ma guarda che il vento in macchina è molto eccitante. Tutta quest'aria nei capelli, lo sai che bello. La prego, non insisto, lo farei contro il mio interesse. Ciao, bella gioia! Indice alfabetico. Alcibiade, Alessandro Magno, Buonarroti Michelangelo, Da Vinci Leonardo, Erode, Furia, Giulio Cesare. Porcaccia la vacaccia. Ludwig di Baviera, Nerone, Tarzan, Zorro. No, tu non ci sei. Bravo. Capitolo primo. Probabilmente Adamo, quando era ancora senza Eva, un giorno tutto nudo, specchiandosi in un laghetto, peloso. La Madonna! Sono 10 giorni che non facciamo l'amore. Però domenica prossima recuperiamo. Tutto il giorno a letto. Secondo te i marxisti cinesi sono revisionisti? Ma non lo so.
Il marxismo è un'idea, una teoria. Poi sono gli uomini a fare la storia, no? Sì, gli uomini. Perché? Non è così. Non sono gli uomini a fare la storia. No, è che ultimamente ne ho sapute delle belle su certi uomini che hanno fatto la storia. Quel Giulio Cesare, per esempio. L'operaio Mambelli è desiderato urgentemente al telefono. Eh? L'operaio Mambelli è desiderato urgentemente al telefono. Boh. Pronto? Sì, sono io. Ah, ma che cosa è successo? Adesso non posso. Vabbè, vengo subito. Ehi, Gandhi! Ehi, ti perdi i pantaloni! Claudio! Claudio! Su, su, non far così, dai! Sono qua io! Ehi! Ti ringrazio! Eccoli! Stanno tornando! Ti hanno visto! Vogliono vendicarsi! Ti prego, stai attento! Esageravano questi vigili. Avreste dovuto vederla la vetrina. Sotto gli occhi di tutti, anche dei bambini e degli innocenti. Ma chi è che ha visto qualche cosa? Con la scusa della politica. Ogni sorta di sconcezze, di oscenità, di perversione. Nel quartiere abbiamo fatto anche un esposto. Hanno fatto bene a sbagliare. Lei c'era quando sono arrivato? Certo che c'ero. Su, dai, muoviti, prendi la tua roba e andiamo via, aria. Qui non ci puoi più stare. Dove vado? A casa di quel tuo amico, Marcello. No, con lui no, ho chiuso. Vabbè, avrai dei parenti, degli amici. Ti sembra facile, non ce l'ho. Non ce l'ho. Allora torniamo da me, dai. Su, vieni a casa mia. A che ora credi possiamo mettere il naso nel tuo cortile? Appena fa buio la portiera va a letto. Certo, è incredibile. Tu non hai paura di un'intera banda di picchiatori e ti caghi sotto per una portiera. Cosa vuoi, sono le contraddizioni del sistema. Mm. Ma tu non puoi capire perché non stai dalla parte della classe operaia. Ah sì? Vuoi sapere dove sono nato io? Là. Solo che quando ci abitavo io c'erano soltanto baracche per meridionali e a 14 anni andavo in fabbrica come te a lavorare. Sembra impossibile che uno che sia nato là possa diventare un... Beh, cosa vuoi? Sono le contraddizioni del sistema. Mm. Amore, sono preoccupata. Sono più di due ore che ti aspetto. Dove sei andato? Che è successo? Chi va là? Sono io, sono il Mambelli, non spari. Sì, o Mambelli, che ci fai lì in terra? Mi è caduta la valigia con tutti gli effetti personali. Effetti personali?
pene di struzzo, profumi, collane. Così lei porta le collane? Una volta a Tahiti mi ha mandato l'azienda col pullman. In pullman a Tahiti. Uomo è bello. Ma cos'è quella roba lì? È il manifesto di un film. Il titolo è provvisorio. È la storia di due minatori che, siccome rimangono senza i genitori, decidono di attraversare l'Atlantico con un canotto di gomma. Di gomma? Di gomma piuma? Dai, apri la porta, siamo arrivati. Porcaccia, la vaccaccia ha guardato dentro la valigia. Quella è la portiera più curiosa d'Europa. Così magari ha scoperto tutto di noi, sarebbe seccante. Ma è possibile che quella stronza non dorma mai? È peggio di un Doberman. Per me si droga. Si droga? Sì, si imbombarda, anfetamine, speed. Dovrebbero applicare l'antidoping anche per i portieri. In fondo questa casa mi sta simpatica. Mi sento a mio agio. Che succede? Problemi? Maria, la mia fidanzata, dice che da un po' di tempo non mi capisce più. Noi donne siamo fatte così. Isteriche. E enigmatiche. Ciao Maria. Ciao. Ciao. Senti, ieri sera ho letto il tuo biglietto. Se vuoi posso spiegarti tutto. Sai, un mio amico che tu non conosci, un vecchio amico, l'ho conosciuto qualche sera fa, era nei guai. Dei teppisti gli hanno incendiato il negozio. Allora io, sai, non potevo tirarmi indietro. E quello? Come lo spieghi? Sono stati proprio loro, i fascisti. Sì, sono stati proprio loro. Li ha visti stanotte il guardiano mentre scappavano. Roba da matti. Il Gandhi un culo. Ma c'hanno proprio poca fantasia questi stronzi. Chissà come gli saranno venuti. Coraggio, Gandhi. Ci pensiamo noi a sistemare questi provocatori. Sta tranquillo. Allora, come lo spieghi? Ce l'hanno con te perché sei impegnato politicamente? Esatto. Walter. Eh? Mi porti a ballare stasera? Veramente, non lo so se Gandhi è d'accordo. Gandhi è d'accordo. Tanto è molto impegnato politicamente, non ha tempo. Gandhi, tu sei d'accordo veramente? Maria è la mia signora? No. E allora accomodati, libertà di transito. Ti distruggo, ti spacco la faccia. Uscire con Walter. E lei lo sa che è la peggiore umiliazione che mi possa dare. E poi io Walter lo conosco, hai in mente solo quella roba là. Ma scusa, sai, non hai detto che è il tuo migliore amico? Se lo è, non ci prova mica. Sei miglior amico. Tu certe cose non le puoi capire. Walter, quando vede un paio di cosce, gli viene la scarlattina. Oh! No, non voglio, hai capito? Ci mancava anche quella scritta sul muro. Chissà lei adesso cosa penserà. Io poi le donne non le capisco, mi sembrano tutte matte, mi fanno venire il mal di stomaco.
Lo sai cosa diceva Oscar Wilde? Chi? Oscar Wilde, che era uno del mio partito. Che il mondo fu fatto per gli uomini, non per le donne. Ah, ho capito di che partito è quell'Oscar lì. Comunque io per voi non voto, chiaro? Lo sappiamo che non sei dei nostri. Esatto, ma lo sappiamo solo io e te. Vallo a spiegare alla gente, cosa gli racconto io? Scusa, ma perché fai tutti questi misteri? Hai qualcosa da nascondere tu? Io no. Anzi, sì. Insomma, sì o no? Ma in che casino mi sono andato a cacciare? Più fai il misterioso e più sembra che tu abbia la coscienza sporca. Perché non le dici la verità alla tua ragazza, eh? Ma sì, tanto ormai è venuto tutto a galla. Ma dico, ma sei sicura? Ma non lo so. Per adesso ho soltanto dei dubbi. Ma mi sa che sta su una brutta china. Incredibile, incredibile. Gandhi, un cacchi neri. Cos'hai detto? Cacchi neri. Cacchi neri, che in sardo significa frocio, significa cula... Walter! Non dire queste parole. Ma che cosa vuoi? Sei tu che mi hai raccontato tutto nei minimi particolari. Io che cosa c'entro? Ti prego, dobbiamo fare qualcosa per aiutarlo, per salvarlo da questa tragedia. È certo che lo dobbiamo aiutare. D'altronde è il mio migliore amico. Ah, eccola là. Adesso la metto a posto io. Allora io le dico ciao e lei mi dice ciao. Poi le dico, sai che a casa mia vive un diverso? E lei, diverso da chi? Allora io le dico, come ti permetti di pensare che io sono un culattone? Allora lei mi dirà, e c'è scritto anche sui muri? E mi chiodo. E allora io le dico, e allora tu perché sei uscita col Walter? E lei mi dice, sono cazzi miei. E io rimango fregato come al solito. E allora io non le dico niente, così la frego io. Gandhi, che culo! Come che culo? Che culo, che culo! No, io posso spiegarvi tutto, eh. Ma cosa hai capito, cretino? Voglio dire che c'hai una gran fortuna. Meravigli, diglielo tu. Meglio Cazzanica si è ammalato. E il suo posto nel viaggio premio in Unione Sovietica, i compagni hanno deciso di darla a te. Unione Sovietica? A te, hai capito? Sì, Mosca, Leningrado, 2 giorni a Togliattigrad. Unione Sovietica. Bel applauso per Gandhi! Unione Sovietica! Il viaggio premio in Unione Sovietica! Gandhi, Gandhi, guarda che rischi di fare tardi. Il tuo aereo parte tra 4 ore. Dai, che t'accompagno. Vado. Dai. Ti saluto. Dai, su. Ciao. Dai. Dai, Gandhi, che perdi l'aereo. Ciao, Andiamo. Ciao. Basta. Grazie. Non devi ringraziare a me. Devi ringraziare il Cazzaniga che ha rinunciato al suo viaggio. Il tempo di mettere qualcosa nella valigia e torno, eh? Veniamo anche noi. Guarda che ti devi portare qualcosa di pesante, perché in Russia fa freddo. Sì, ma un freddo secco, salubre, un freddo che ha il suo perché. La Russia è come una grande cervina, però molto meglio. Questo secondo il mio modesto parere. Meno male che qualche parola di russo la so. Per esempio, sì, si dice allora, là. No, di là non c'è nessuno. E nemmeno niente. Di là c'è nessuno. È un bel vantaggio, no? Andiamo. Senti un po'. Ma tu, sto tipo che vive con lui, l'hai mai visto? No, me ne ha parlato Maria. È proprio uno di quelli? Un cacchi neri, dalla testa ai piedi. Tu figurati che lavora in una libreria tenuta da cacchi neris, fatta solo per cacchi neris. Ma non mi dirai che il Gandhi è diventato improvvisamente... Io dico che abbiamo fatto bene a organizzare questo viaggio in Russia. Ha allontanato il contagio, il male guarisce. Gandhi, noi ce ne andiamo. Fai presto che il pullman parte. Sì, sì, vengo subito. Dunque, aspetta, eh. Ah, il passaporto. Ah, senza passaporto come si fa? Poi, dentifricio, spazzolino da denti, un minimo di igiene. Uè, lo sai qual è la grande notizia? È che vado in Russia. In Russia, capisci? E parto subito, che libidine! Uè, ma non dici niente? Sono proprio contento. A me sembra di aver preso tutto. Allora, i giornali li ho presi, il vocabolario l'ho preso, la fotografia di Berlinguer, forse non mi sembra il caso. Ah, il collirio, alle volte il riverbero della neve. Ma cosa fai? Mi sfogo.
Ma si lavora col sinistro e si para col destro, no? E poi cosa c'è da sfogarsi? Quando c'è una partenza sono sempre nervoso. A me lo dici? Ma se non sono mai stato all'estero, Massimo Lugano. Non sono mai stato in aereo. D'altronde non posso dire di no, questo è un viaggio premio. Ah, è un viaggio premio? Ma lo sai cosa ho sentito poco fa? Ah, la macchina fotografica. Che cretino. Questa è importante. Io devo fotografare tutto, devo documentarmi. Porto anche questo, tanto è rosso. Claudio, ma ti rendi conto? Io vado in Russia. È il sogno della mia vita. Finalmente la vedo, eh. Ah, senti. Naturalmente, se ti vuoi fermare ancora stasera e domani, finché non trovi una sistemazione, lo puoi fare. Tolgo il disturbo, non ti preoccupare. Però quando è buio pesto e la Digos dorme, lo farò. Va bene. Ciao, eh. Ciao. Ah, senti, scusa. Cosa stavi dicendo prima che avevi sentito poco fa? Ho sentito una gran gioia nel vederti così felice. Ah, grazie. Sei proprio un bravo ragazzo. Ciao, eh. Ciao. Cari compagni, questa è la famosa Piazza Rossa di Mosca, che per noi comunisti sarebbe come lo stadio di San Siro per i tifosi del Milan. La Russia è una bomba, ve lo dico io adesso che l'ho vista. Ci sono i tassì, le macchine, i blue jeans, i russi, insomma c'è tutto. Anche il freddo è una bomba. Qui i gelati non si sciolgono mai, bisogna tenerli in bocca delle ore. Ho visitato le fabbriche, i monumenti, la reggia dello zar. Qui ho conosciuto un russo che è tifoso della Juventus e a casa ha un sacco di dischi di Mino Reitano. Tutti mi domandano dell'eurocomunismo e io gli faccio una pubblicità della Madonna. Sono stato a teatro a vedere i balletti, qui la gente preferisce i balletti alla musica rock. Le ballerine del Bolshoi sono bellissime. Secondo me è guarito. Anche secondo me. Lo penso anch'io. Per uno che si è ambientato al Cremlino a reinserirsi in via dell'Acqua Santa, sono cazzi, credimi. Signora Elvira! Signora Elvira! Chi è? Chi è? Non c'è, sono qua! Elvira. No, non c'è! No, ma chi è? Ah, è lei, buongiorno. Buongiorno, signor Mambello, bentornato. Tengo, un suo amico ha lasciato le chiavi. Ah, grazie. Ma non è già caldo così? Sì, ma in Russia fa molto freddo. Ah, beh, ha fatto buon viaggio? Praticamente sono 15 giorni che non dormo. Ho voluto vedere tutto e ho camminato molto. Tenga, questa è una bottiglia di vodka per sua moglie. Grazie tanto del pensiero, ma mia moglie non beve più. Ah. È stata pure male con l'esaurimento. L'ho mandata al paese a riposare, ritorna oggi. Allora, le dia questa bambolina. Là le chiamano Matrioska. Bella, sì. L'ho comperata a Mosca, che è una città meravigliosa, grandissima. Ci immagini che sarà un 3 o 4 volte Cracovia. No, mi scusi. Mi scusi, signor Mambelle, ma lei si sbaglia, sa. Intanto Mosca è la capitale politica, economica e culturale di una grande confederazione che comprende oltre 234 milioni di abitanti. Cracovia invece è soltanto una piccola città d'arte, sede arcivescovile e la più ricca della Polonia di testimonianze del passato. Però mentre Mosca ha 6 milioni 878 mila abitanti, Cracovia ne conta soltanto 498 mila 624. Quindi Mosca è più di 13 volte Cracovia. Almeno questi sono i dati fino a 5 giorni fa. Ah. Ah. Ma questa non è casa mia. Il portiere ha sbagliato a darmi le chiavi. Sa tutto su Cracovia, poi sbaglia a darmi le chiavi. È proprio una cultura nozionistica e basta. Un momento, ma lì c'è scritto Mambelli però. Ciao! Bentornato. Cosa fai, non entri?
Ma non eravamo d'accordo che tu te ne saresti andato? Aspetta, prima entra, dai, vieni. Insomma, non mi dici niente. Ti piace? Eh? Sì, mi piace, ma mi ero abituato all'arredamento austero delle dacce. E qui sembra di essere in casa della Mandosiris. Allora è divertente. E quello? Dove l'hai trovato? L'ho trovato di là, nel soppalco della cucina. È una cosa che ho fatto 10 anni fa in fabbrica. Sono dei campioni di verniciatura che ho messo insieme... Così, per scherzo, è una stupidaggine. No, no, è invece una scultura stupenda, astratta, bellissima. Bravo. Non è brutta sta cosa qui? No. Senti, ma tutto questo arredamento ti sarà costato un sacco di soldi. Dove li hai presi? Beh, un po' li avevo io, un po' di debito, un po' ho venduto dei tuoi vecchi mobili e dei libri miei, ecco tutto. Di un po', ma io e te non eravamo rimasti d'accordo che dopo un certo... Salute. Scusa, sono stravolto dal viaggio, devo avere anche qualche linea di febbre. Stavo dicendo, io e te non eravamo rimasti d'accordo niente che dopo un certo... Niente domande adesso, tutto a dopo pranzo. Dobbiamo festeggiare il tuo ritorno, eh? Senti, io ti ringrazio di questa meravigliosa accoglienza. Mi spiace solo che lo champagne mi dà certe botte che mi fanno rimanere secco. Cin cin. Cin. Ma non vorrai mica rifiutare queste cose che ho preparato per te, con le mie mani. Prosciutto e melone, aragosta in bella vista, flan di spinaci con patate alla duchessa, gran piatto alla tirolese, sella di vitello e infine sartù di riso con uova e piselli. Tutto questo in onore tuo. O rifiuti? Rifiuto? Ma se sono 15 giorni che mangio aringhe affumicate di salata russa, eh? Ancora qui. Non eravamo d'accordo che... Dopo, dopo. Adesso ti misuro la febbre, eh? Dai, vieni. Mettiamo il termometro. Quell'aragosta lì mi ha fissato per tutto il pranzo. Sì? Ho mangiato il corpo. Hai fatto bene. Ecco. Vieni su, dai. Adesso misuriamo la febbre, eh? Ancora adesso. Sì? Ecco. Ascellare. Ascellare. Così. Stai comodo, eh? Senti, ma com'è mai che sei... Com'è che sono? Così bravo a cucinare. Ma sai, a me è sempre piaciuto sbrigare le faccende di casa. Purtroppo non ho mai avuto una casa proprio mia. Come questa, per esempio. Adesso... una bella tisana di tiglio gelsomino decongestionante. E dopo, un bel riposino, eh? Scusa, ma questa volta me lo devi proprio dire. Mm-hmm. Perché ti sei fermato qui? Vuoi sapere perché mi sono fermato qui? Ci ho pensato bene. E poi ho deciso, per una ragione semplicissima. Quale, scusa? Che mi sono innamorato di te. E
E adesso che te l'ho detto, cosa rispondi? Gandhi! Gandhi! Ehi, Gandhi! Bentornato. Ah, ciao. Scusa se non mi alzo, ma sono stanco. Quello lì è Claudio. Claudio, Maria. Sai quella Maria della quale ti avevo tanto parlato? Poco, immagino. Molto, invece. Piacere. Il piacere è tutto mio. Bene. Champagne, musica. Certo, l'ambiente è diventato più intimo. Molto più intimo. È la vostra canzone. È la nostra canzone? Beh, questo è un disco che amo molto. In genere tutti i tanghi mi piacciono. Forse è una cosa che mi è rimasta da ragazzino. Quando vidi per la prima volta Gilda, ve la ricordate, Ritevo? Amado mio, la ra ra ra. Strano, ma mi risulta che Ritevo è una donna. No, una donna, prego. La donna. Comunque, mi spiace d'aver interrotto questa cenetta tra uomini. No, hai fatto bene a venire perché io volevo spiegarti, è da tanto tempo che te lo volevo dire. Ti ricordi quella sera quando siamo usciti dal cinema? Ma come ti sei vestita? Perché? Non ti piace? A te piace? Oddio, non si può dire certo che sia uscita da una pagina di Vogue, ma però... Ne va bene. Se non vi piace, lo posso anche buttare via. Così vediamo se certe cose ti fanno ancora effetto. Sarà carino, ma queste non ce l'ha. Su, avanti. Ma non hai capito che mi vergogno? Io sono solo un'operaia. Come faccio a competere con lei? Competere? Mi hanno detto di salvare il Gandhi da lei. Come? Cosa? Chi? Dicono che è colpa mia, che non so usare il sesso. Anche tutti i giornali dicono di fare lo spogliarello per tenersi gli uomini vicino. Perfino Famiglia Cristiana lo dice. Avanti, su, non piangere. Guarda che tra me e Gandhi non c'è niente. Non c'è mai stato niente di quello che pensi te. Sei così bella. Sai che ti dico? Tu potresti addirittura competere con Gilda. Ma che dice? Poi, che ne sa lei delle donne? Dammi dietro il mio colbacco. Colbacco. Ma tu, com'è che ti sei innamorata di Gandhi? Perché è tanto buono. Sì, è buono. E poi è forte. È onesto, con lui ti senti tranquilla. È come se ti sentissi protetto. E ti capisce. Beh, o almeno si sforza a farlo. E poi a me non me ne importa niente se non è bello. Certo che bruttarello forte. Ma
Mica tanto. È che si trascura. Cosa fai? Ricomincia adesso. Su, avanti. Sta a vedere che lo faccio diventare più bello. Eh? Guarda, eh. Ma che fai? Shh, cerco soltanto di migliorarlo un po', non ti preoccupare. Ma sei matto? Ragazzi, stappiamo subito? No, prima il coro, aspetta. Ma piuttosto ci sarà. Il portiere ha detto che è tornato. Bisogna aprire. Come facciamo? Di là c'è il Gandhi in quello stato. Ma insistono pure. Dici che sarà guarito? Speriamo di sì. Sento dei passi, sta venendo, pronti? Volga, 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 Volga. Osti, che bella sorpresa, accomodatevi, ho portato un regalino per tutti, un sacco di cose da raccontarvi. È stata un'esperienza meravigliosa. Avevamo pensato di salutarti, ma non fa niente. Ma come non fa niente? Dai, accomodatevi. No, no, è meglio di no. E noi ce ne andiamo, ci abbiamo pure fretta, va. Dai, su, che sono stanco. Non fate gli spiritosi. Non ho voglia di scherzare. Vi ho portato la vodka e anche delle fotografie del caviale. No, per me ha perso la testa completamente. Purtroppo è proprio così. La Russia non è che gli ha fatto tanto bene. Ma puoi presentarsi così. Walter, meravigli. Ma cosa fermatevi. Fa tutta questa gente qui? Niente, niente. Vai a ringraziare per la bambolina. Dai, non andate via che sono stanco. Ho fatto un viaggio lunghissimo. Dai. Guarda! Vieni. Anche l'altro. Anche l'altro. Vieni su, che cosa dai. C'è? Dai, vieni. Che cosa succede? Succede che fate schifo, fate. Ecco quello che succede. Io bevo, eh. No, no, non e mi hai mandato in campagna a curarmi l'esaurimento nervoso. Vai, ti ammazzo. Che ti ammazzo. Non riesco a spiegarmi perché se ne siano andati. Perché la portiera mi ha trattato così? Maria, tutti quelli che mi incontrano fuggono. Ma spiegami perché. Ma cosa sono diventato, un mostro? Perché mi guardi con quella faccia lì? Mi è venuta la faccia da mostro. Porcaccia la vacaccia! Finalmente si è svegliato. Come ti senti? Mi fa male la pancia. La pancia? Ma sei sbattuto la testa? La testa? Ah sì. Era un ballo mascherato. C'erano anche Lierine e Max. E poi siamo caduti tutti e tre. Non ti affaticare, ti può far male. Fino a poco fa deliravi. Sì, e nel delirio chiamavi Maria, Maria. Sì, ma chiamavi anche Claudio, Claudio. È vero? Beh, sì, quello che è vero è vero. Che giorno è oggi? Il 1° maggio. Ma come il 1° maggio? Accidenti, io sono qui anziché essere al comizio. Camera singola, chissà cosa costa. Non ti preoccupare. Prezzo speciale con mutua. Il primario di qui lo conosco, viene spesso in libreria. In libreria? Mm-hmm. Che clinica è? Ultramoderna, all'avanguardia. Meglio lasciarlo ora, potrebbe affaticarsi. Sì, è meglio. Ciao, eh. Ciao. Ciao. A presto. Caro,
Ti voglio dire una cosa. Sì? Sai, non sarebbe colpa tua se tu fossi cambiato. Insomma, se fossi diventato... Si vede che può succedere. Perciò ti voglio dire che io rispetterò ogni decisione che tu prenderai. Tocca a te decidere. Ciao. Cambiato. Sorella. Sì? Cos'hai, figliolo? Senta, mentre deliravo, lei era qui? Sempre, figliolo. E chiamavo più Claudio o più Maria? Beh, alternavi. Un po' Claudio, un po' Maria, un po' Maria e un po' Claudio. Porcaccia la vaccaccia, vuoi vedere che sono diventato veramente un... A cosa, figliolo? Lo so io cosa. E adesso dove vai? Senta, ma... Io come cammino? Ma non lo so, cammini. Non è che cammino... Oh, bravo il nostro giovane amico. Vedo che sta meglio. Lo trovo tutto così... Così molleggiato, pimpante. Ma che cos'ha questo bel giovane, sorella? Mi dia la cartella. Ora vediamo sulla cartella. Senta, professore, allora per il pagamento ci pensa la mutua. Io devo scappare. Scappare? Dove? Devo andare a controllare se mi funziona ancora una cosa che... Una cosa? Wow! Dai, muoviti, vieni, devo fare un test. E dove? Dai, muoviti, muoviti, su. Ma... Cosa fa? Lasciami andare, dai! Che fai? Ma cos'è sto test? È come una prova, un test. Dopo tutti i casini che sono successi, ho urgenza di capire se sono diventato culatone o no. Vorrei capirlo anch'io. Forte il discorso di stamattina in piazza, eh? Il segretario provinciale è stato chiarissimo. D'ora in avanti dovremo cambiare tutta la nostra linea strategica di lotta. Funziona, funziona. Altro che culatone. Allora, per Gandhi cosa decidiamo? È molto semplice quello che c'è da decidere. Uno come lui nella lista dei candidati sindacali non ci può stare. Ma guarda, Meraviglia, mi ha detto Maria che quella storia del rossetto era tutto uno scherzo. Dico, ma pensiamoci bene. Uno scherzo, eh? E quel frocio che abita addirittura con lui, cos'è, uno scherzo? No, guarda, ne ho parlato coi compagni e sono d'accordo con me. Mi dispiace, ma Gandhi col sindacato ha chiuso. E poi non possiamo rischiare di sputtanarci con la federazione provinciale. Ma dove vai? Ciao, ciao, che c'è? Che succede? Avevo bisogno di vederti. Difatti mi hai beccato per caso, stavo uscendo e ho sentito il telefono e... Ehi, un momento, ma tu non dovresti stare in clinica. Sì, poi ti spiego, adesso voglio ballare con te, vieni. Ballare? Con me? Ma sei matto, ma qui ci sono tutti i tuoi compagni. Appunto per questo. Ma come appunto per questo?
Questi stronzi credono che io e te... Invece io non sono innamorato di te. Questo l'ho sempre saputo. Chiudi gli occhi se... Però possiamo rimanere amici. Certo che possiamo rimanere amici. Sai, per uno come me è molto bello avere per amico un uomo. Amico e basta. Anche per me è importante avere un amico. Anche se diverso, però amico e basta. Tango languido e sia contro l'ipocrisia. Dare scandalo è l'unica via. Rose rosa per te, raso rosa per me, quel rossore cose. Tutti gli occhi per noi, metti un bacio all'occhiello e poi rose rosa per te, che male c'è, sei diverso da me. E allora? Vogliamo discuterne? Ma cosa vuoi discutere? Più chiaro di così? Eh no, adesso ne discutiamo, ma in sede politica però. Allora, siamo qui in sede politica. Contento? Puoi parlare, siamo a porte chiuse. Ah, a porte chiuse. E allora un processo. E io sono l'imputato. No, tu non sei un imputato. Sei un candidato. E allora è un problema politico. Può un candidato andare contro la morale popolare? Certamente no. Ma se i fascisti stanno contro quelli là e noi stiamo contro i fascisti, può la morale popolare essere contro i culattoni? E allora io ti rispondo che a monte ci può anche essere una convergenza, ma sulla base della piattaforma attuale le nostre prospettive divergono. Tu sai che a livello della collettività il privato non è mai politico e quindi non può trovare una collocazione nell'arco storico marxista. Ma che cazzo dici che parli come il telegiornale? Stai calmo, Gandhi. Meravigli vuol dire che un giorno o l'altro affronteremo anche quel problema lì. Ah, un giorno o l'altro! Lo volete sapere quali sono le persone che Hitler ha ucciso di più? Primi gli ebrei, poi i comunisti e poi gli omosessuali. E noi cosa abbiamo fatto da allora? Cosa ha fatto il sindacato? Senti! Io mi sono rotto le palle di sentir mischiare il culo con il sindacato! Finché ci saranno i sindacalisti come te, che ragionano col culo, le palle ce le romperemo tutti! Basta! Oh, io propongo di rimandare questa questione all'ordine del giorno di domani. Ma che rimandare? Non si rimanda più niente! Io mi ritiro, mi dimetto! Da capo reparto, da operaio, da candidato, da tutto! E da domani smetto anche di allenarmi, così non potrete più contare sulla mia potenza fisica non indifferente. Voglio diventare un fracio! Che cosa fai qui? Senti, io devo assolutamente dirti una cosa, ce l'ho qui sullo stomaco. Che roba è? Mi fate schifo. Di chi stai parlando? Di te, di loro, di voi comunisti. Siete una massa di ipocriti, mi fate schifo. Piantala che non è il momento, I fascisti picchiano, ammazzano, ma perlomeno sono sinceri, per Dio. Voi invece siete una massa di carogne ipocrite. Piantala, Claudio. Ma non mi fai mica paura, sai? Mi fai schifo. Te lo voglio proprio sputare in faccia, mi fate schifo. Tu e i tuoi compagni, il vostro comunismo è di merda, merda, merda. Bastardi schifosi, hai capito? Siete una merda. Bastardi schifosi. Schifoso! Bastardo! Aiuto! Aiuto! Lasciami! Lasciami! Fatemi stronzo, non fartivi vedere! Ragazzi, il Gandhi è guarito! Bravo, bravo. Che fare un discorso, preferisco leggervi una lettera di una persona che conoscete tutti bene, molto bene, è del mio amico Claudio. L'ho ricevuta ieri. Caro Gandhi, ti scrivo per chiederti perdono. Mi è costato quel giorno dirti tutte quelle cose orribili che non ho mai pensato. Sono riuscito ad insultare te,
insultare i tuoi compagni, le tue idee. Purtroppo era l'unica soluzione per non rovinarti la carriera e la vita. Perdonami se puoi. Come avrai capito dalle mie cartoline, adesso vivo in Olanda, ad Amsterdam, e ho cambiato lavoro. Ho saputo che stai per sposare Maria. Sarei veramente felice se veniste a fare il viaggio di nozze qui, in questa città. Gandhi! Maria! Ciao! Ma come ti sei vestito? Da cuoco. Del resto non sei stato tu a dirmi che sono brava a cucinare, eh? Su, venite, venite. Oh, Maria. Ciao. Dai qua. Gandhi. Ciao. Oh, come sono contento. Che carino. Sono felicissimo di aver fatto questo viaggio. Amsterdam mi piace moltissimo. Mi fa piacere. Sembra Venezia. Quanti chilometri ci saranno da qua a Padova? Ma dai. E come ti trovi qui? Beh, da perfetto emigrante. Faccio il cuoco, faccio il tifo per la nazionale quando viene a giocare qui, mi commuovo la notte quando sento un notturno dall'Italia e mi sono sposato. Sposato? Tu? Sì, con un olandese. Che bello, e quando è avvenuto? Un mese fa, qui ad Amsterdam. Pensa che ci ha sposato il sindaco in persona. Ah. È stata una cerimonia bellissima. Venite, facciamo subito le presentazioni. Lavora qui, vieni. Su. Là. Posso dare un bacino alla sposa? Certo che puoi. Vai. Yeah. Due toast e due birre. Fotoricordo, fotoricordo! Chiudi gli occhi se vuoi. Questo è un tango diverso. Balla meglio che puoi. È un tantino perverso, tango languido e sia, contro l'ipocrisia, dare scandalo è l'unica via. Rose rosa per te, raso rosa per me, quel rossore cose, tutti gli occhi per noi, metti un bacio all'occhiello e poi, rose rosa per te. Che male c'è, sei diverso da me.